Il dottor Antonio Parenti, capo rappresentanza della Commissione europea in Italia, abbiamo parlato di progetti PNRR e l'Europa appunto è con noi sul tema della salute. Grazie per l'invito a chiudere quella che credo che sia stata una interessantissima giornata. Lo traspare da quello che ho visto questa mattina all'inizio e da quello che ho sentito ora qui. L'Europa della salute è uno dei grandi cantieri che si è aperta con questa commissione prima della pandemia e che si è accelerata a causa della pandemia. È il grande cantiere che ci ha portato ad avere un approccio olistico all'idea della salute con One Health, è il cantiere che ci ha portato a investire nel futuro con l'intelligenza artificiale, con il recente regolamento sui dati in materia sanitaria che apre prospettive di grande rilievo e di grande importanza per l'Unione Europea, per le industrie e soprattutto credo anche per i pazienti. Ed è anche il grande cantiere che dovrà continuare con la nuova Commissione dopo le elezioni del prossimo giugno, perché è la demografia e la statistica che ci dice come la salute stia diventando un imperativo per una popolazione, quella europea, che sta invecchiando, e dunque occorre far fronte a quello che possono essere alcune criticità di queste persone, ma soprattutto occorre fare in modo che si possa invecchiare in salute. In tutto questo naturalmente un ruolo fondamentale lo avranno i nuovi dispositivi medici, soprattutto collegati all'intelligenza artificiale, perché potranno permettere quel tipo di salute di cui oggi forse c'è particolarmente bisogno per continuare ad avere presenze attive in tutta Europa, ma soprattutto anche al di fuori dei grandi centri urbani, dove poi molte volte abbiamo un accesso più facile ai sistemi sanitari.